Siamo alle pendici dell'altopiano del Tretto, un territorio parte del comune di Schio, unico sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Da qui parte anche un sentiero, la Valle dell'Orco, un percorso naturalistico che vedrà nel corso del 2021 un ambizioso progetto di riqualificazione. Un modo per riavvicinare i cittadini al proprio territorio e anche un modo per promuovere un turismo lento e consapevole. Un territorio questo che ha anche bisogno di ulteriori attenzioni sotto il profilo del dissesto idrogeologico. Grazie a un maxi contributo statale di 1.800.000 euro è stato avviato un piano straordinario strategico sul sistema idrogeologico. Buona parte delle opere previste da questo piano riguarda il quartiere del Tretto, con interventi di ricomposizione e prevenzione dei dissesti idrogeologici e consolidamento delle frane, causate dalle forti ondate di maltempo che hanno interessato il nostro territorio lo scorso anno. Tra gli interventi 2021, poi, la sistemazione della copertura di Casa Colonia al Solivo a Sant'Ulderico di Tretto, la realizzazione di un parcheggio pubblico in contrada Pornaro di quasi 30 posti auto e l'asfaltatura della strada da Contralaita a Contrapacche. Nel piano delle opere pubbliche 2021 troviamo anche la sistemazione dell'ingresso a Contrabo Gotti, con la realizzazione di un nuovo accesso alla contrada in senso perpendicolare alla strada Poleo Santa Caterina per migliorarne la sicurezza stradale. Un territorio che porta con sé però anche una grande fragilità ed è quella del dissesto idrogeologico, una questione che merita la massima attenzione da parte dell'amministrazione. Amministrazione che ha deciso di stanziare un ingente piano straordinario per il recupero delle aree dissestate e delle criticità specifiche, che vedrà luogo ed attuazione nel corso del 2021.